Vai in fondo al corridoio, c'è Eli che ti aspetta. Parlerei volentieri, ma Eli ti vuole vedere. Non credo nella pulizia delle armi come non credo nel fare la doccia. Che vuoi farci? Sono superstizioso. Affilata finché non taglia il cuoio come lui. Eccoti. Dai, andavamo a calcio. Comunque sono Spartan. Era prima di... Sembra una vita fa. Bello vederti in forze. Senior, volevo ricordare a voi soldatini di piombo di stare all'allarme. Le notti come questa sono perfette per prendere... I seri... Preso in fretta. Whitetail, qui Dutch. Ti stavo cercando, vice. Dutch mi ha parlato bene di te. Vado subito al dunque. So cosa hai fatto a sud. Il padre ora ci penserà due volte. Ed è solo un bene. Stiamo perdendo uomini qui. Inutile girarci intorno. Di questo passo non so se dureremo un'altra settimana. Dire che è un momento disperato è dire poco. Sto cercando di recuperare un po', quindi ho mandato dei Whitetail a sabotare il centro visitatori. La setta lo usa come deposito per quello schifo di Gaudio. Ma i nostri uomini sono caduti in trappola, sono stati presi in ostaggio, quindi non abbiamo tempo da perdere. Se mando un altro gruppo rischiamo di perdere tutto. Ma tu? Tu sei qualcosa che la setta non si aspetta. Sei l'unica persona che ho in grado di gestire la situazione. E l'unica di cui mi fido. Conto su di te. Dovrai muoverti silenziosamente. Se la setta scopre che sei in zona, c'è il rischio che uccidano i nostri. Sul tavolo c'è un arco, se ti serve. Riporta a casa i nostri ragazzi. Buona fortuna. Questo è il momento ideale per convincere i presenti. Quando finisci i proiettili, c'è sempre il tuo vecchio coltello. Però sopra che... Se ti chiedi da dove arriva la puzza, beh, sono i vestiti di Witty. È un bravo ragazzo, ma ha qualche problema di igiene personale. E di certo non sarò io a fargli il bucato. Piano. Così. Bene. Ehi, hai un secondo? La milizia dei Whitetail si prepara da anni a questa battaglia. Grazie a Eli abbiamo scorte un po' dappertutto. Armi, munizioni, tutto quello che vuoi. Dobbiamo essere pronti a tutto, no? Ma per come vanno le cose, quella roba ci serve qui. Non chiusa in un bunker ad aspettare che qualcuno la trovi. Ci manca solo che un cazzo di Edenita si imbatta nelle nostre scorte. Quindi, se potessi andare tu a recuperare la roba, ci daresti un grande aiuto, ma... c'è un problema. Non abbiamo una mappa delle scorte qui. Non chiedermi perché. Protocolli di sicurezza e stronzate simili. C'è uno scout alla torre Jefferson che dovrebbe averne una. Il posto è a ovest. Buona fortuna e mi raccomando. E così hai conosciuto Eli. Sei in buone mani. Ti spiegherà tutto quello che c'è da fare sulle montagne. Continuo a tenerti d'occhio comunque. A presto. Vedo un possibile posto di blocco vicino all'ingresso sud. Siamo fuori comunque. Se non fosse per me, la tana dei lupi sarebbe al buio e non avrebbe nemmeno l'acqua corrente. Maverick al rapporto. Ho sentito degli... Pare vicino alla Cooper Canyon. Magari sono cacciatori, ma credo... Potrei esserti sembrata sgarbata prima. Non ti sto chiedendo scuse, ma ne prendo atto.
Non mi fido della gente che non conosco. Ma Eli dice che tu sei un tipo a posto, quindi mi fiderò finché non avrò motivo di non farlo. Dimostra il tuo valore e andremo d'amore e d'accordo. Senti qua, Witty sta cercando di mettere su una stazione radio pirata. Ha detto a Eli che è per coordinare la milizia, ma secondo me vuole solo suonare la sua musica. Quindi diamogli corda. Il problema è che non riesce a trasmettere il segnale. Il nostro amico qui sostiene che la setta sta disturbando tutta questa zona e ci ha spiegato come. Pare che ci siano due antenne radio con sopra un jammer e un terzo jammer a bordo di un'unità di pattuglia sulle strade. Occupati prima delle antenne, così ripuliremo il segnale abbastanza da trovare la pattuglia. Ti faccio sapere quando la trovo. Aiutaci e forse potremo iniziare a parlare di fiducia. Il cacciatore vale quanto le sue armi, incluse le sue. Se pensi di essere pronto, non lo sei. C'è sempre qualcosa che ti manca. Solo perché stai simpatico a Eli non significa che tu piaccia anche a me. Il fine giustifica i mezzi. La pensavo così anche prima che andasse tutto a puttane. Ora ne sono ancora più convinta. Tutto a posto in H2. A me non frega un cazzo da dove arrivano. Ci aiuterai a riprenderci questa montagna. Certa gente costruisce dei bunker sotterranei. Altra non cambia manco le gomme d'inverno. Qui, Dutch, volevo solo aggiornarmi con voi. Qui continuiamo a fare il nostro lavoro. Ci sentiamo. Passo e chiudo. Ricordati di non dire a nessuno della tana dei lupi. Fai attenzione se becchiamo un posto di blocco. Se ti scoprono, uccideranno gli ostaggi, quindi non farti vedere. C'è un tubo di scarico che puoi usare per prenderli di sorpresa. Brutta posizione. Mi sposto. Ok.
riuscito. Ok, augurami buona fortuna. Mi sto muovendo. Apritemi le spalle! Siamo io e te. Roger, mi muovo. Proviamoci. Piano piano. E gli altri salteranno sulla tetti. Mi dispiace quasi per tutti questi miscredenti. Ok, capito. Serve carne fresca. Magari qualche miscredente vedrà la luce. Copritemi! Ok, augurami buona fortuna. Non voglio. Fammi uscire da qui. Mi hai davvero salvato le chiavi. Mi sto grazie. Muovendo. Salto del diavolo. Devi andare al salto del diavolo. Hanno avuto la loro occasione di unirsi a noi. Vero. Come sono finite queste cose? Vorrei giustiziarli e passare oltre. Questo è il mio giorno peggiore. Apritemi le spalle! Joseph ha dato a questa gente tutte le possibilità. La chiesa non lascia andare più. Li farò urlare dal dolore. Questi peccatori sono fortunati a essere ancora vivi. Se mi lasci, grazie. Hanno altri dei nostri. Li hanno portati al salto del diavolo. Proviamoci. Giuro che l'altro giorno ho sentito un serpente assolato. Sono allergico ai gatti. Non credo che c'è intera. Siamo da soli. Devi aiutarmi. È passata tutta la vita davanti agli occhi. Copritemi! Salva i nostri al salto del diavolo. Per favore. Metterò la tua testa sul mio muro! Ce n'è un altro dentro. Possiamo girare.
hanno due white tail nella galleria del fuoco. Cazzo! E dire che vogliono lanciarli dal sotto. Hanno portato due dei nostri al salto del diavolo. Jacob è sul sentiero di guerra e sta cercando la tana dei lupi. Se la setta ci trova, siamo spacciati. E se i nostri non gli rivelano... Incassati della setta, stanno chiamando gli elicotteri per cercare i Whitetail.
Stai in guardia e tieni d'occhio il cielo. Proviamoci. Ho un miscredente sotto tiro! Ogni volta che vado alla tana dei lupi è scomparso qualcun altro. Ci stanno dissanguando, cazzo. Che gattona intelligente. Thank you.
sulla mappa. Quando la recuperi, scegli un posto e pace. Ma l'Eden's Gate ha delle pattuglie in giro. Stanno rapendo gente per sbatterla su quelle cazzo di sedie. L'ultima cosa che vogliamo è perderti di nuovo. Thank you.
sentito che aiuti la gente catturata dalla setta. Ce n'è un bel po', vice. Se ne trovi altri, salva anche loro. Non lasciare altri bravi ragazzi nelle mani di quei bastardi. Dicono che hai ucciso John. Una bella impresa. Ma ti avviso, Jacob è molto più cattivo del suo fratellino. Me la faccio una volta a settimana. Sono contento che la tana dei lupi sia in mano nostra. Prima cosa che ti insegnano sono le bacche comandate.
ucciso grazie al padre. Dividiamoci! Lo vedo! Compritemi, sono a secco! Bravo, Fido! Ok, Fido!
sorta di bunker. Sai, una piccola botola. Guardati intorno. Sei troppo lontano. Impedisci agli Edeniti di scappare con la nostra roba. Muoviamoci! Laggiù! Ecco il nostro bersaglio! No!
Pensavo di essere finita prima che arrivassi tu. Per farlo io. Diamoci dentro. Ehi, bentornato. Wow, ora possiamo usare questa roba invece che lasciarla prendere polvere in un bunker. È un bel colpo. Non ci credo, li hai beccati. Credevo se la sarebbero data a gambe. Se ne avessimo altri due come te, l'Eden's Gate sarebbe scappato un sacco di tempo fa. Grazie ancora. Lotterò contro quei bastardi al meglio. Non fa altro che maltrattare gli animali. Ok, senti qua. Sto cercando di mettere in moto questa stazione radio. Dobbiamo ispirare le truppe e attirare nuove reclute, capisci? E prima che qualcuno mi prenda per il culo... Sì, preferisco i vinili. Ma non provare a darmi dell'hipster. Non mi troverai mai con la crocchia a bere kombucha. Il nostro segnale radio è bloccato, ma ci sta lavorando Tammy. Nel frattempo ho iniziato a lavorare sulla playlist. Eli mi ha lasciato qualche disco, ma più musica fa sempre comodo. Quindi, se trovi degli album, dalli pure a me. Appena Tammy libera il segnale, DJ Witty trasmetterà 24 ore su 24. Tieniti forte. Per essere un fico, queste bellezze vanno subito in onda. Se trovi altra roba, nella playlist c'è spazio. Procedo alla pattuglia. Avrei mai dovuto lasciare uscire dal bunker. Se ti serve qualcuno che sappia sparare, sono qui. Qui, ok. È bello vederti, vice. Non puoi stare al chiuso tutto il giorno. Eli non la smette mai di parlare di te.
Che lo show abbia inizio. Di qua. Grazie, Gesù. Andiamoci dentro. Muovendo.